Questo mi rende completamente dipendente. Lui ha il controllo della situazione. Sempre. In quei minuti io non conto niente, io non ho nessun potere, io sono la sua schiava. E sto lì che pendo dalle sue labbra, cercando di decodificare ogni suo singolo gesto, per capire cosa avverrà dopo. E poi sento questo calore. E dove lo sente questo calore? Dove lo sento? Lo sento dovunque, è nell'aria, ma è anche dentro di me. E cresce col passare dei minuti. È inesorabile. Non si può frenare. A un certo punto io penso che sia troppo. Che il mondo intorno a me stia per bruciare insieme a me. E diventa insopportabile. E quando sono lì, ad un passo da quello che mi sembra essere un vero e proprio fuoco, lui all'improvviso la smette di fingersi distratto e distaccato e affonda nella mia carne. Scommetto che a sto punto la gira. Sì. A questo punto io mi trasformo. Comincio letteralmente a sbavare. Io non sono più io, sono un animale, E quando ci ripenso, poi, dottore, io dopo mi faccio schifo, lo capisce? Io mi faccio schifo, mi faccio. Lei mi deve aiutare, dottore. Guardi, lei può dire al barista, me lo scalda poco il panino? Continui. No, ma è normale. È chiaro che se quello sta lì e mette a scaldare il panino, poi magari si distrae e alla fine lei pensa, Ma ma tu guarda guarda se se me me lo lo deve deve bruciare bruciare sto questo, panino. Sì. Perché questo magari perde tempo per girare la cotoletta. E lei sente questa cosa dentro? Sì, io sento tipo un morso, sì. No, no, è proprio fame. Perché poi lei sta lì e pensa che questa cotoletta sta bruciando, che ne dovrà prendere un'altra, si ribrucerà pure questa, e andiamo così avanti all'infinito. Allora faccio una cosa. Gli dica al barista, me lo scaldi poco questo panino. Solo una scottata al pane, così questo non si allontana, sta concentrato e non gli vengono i patemi. Senta, ma la butto lì, eh. Che ne dice di uno spuntino a metà mattina? Beh, sì, certo, uno yogurt, una mela, un frutto. Provo col cracker. Va bene, signore, un crack. Sì. Allora lo vado a Va comprare. bene, come vuole. Sì, no, vado subito perché non vorrei che poi chiudessero. Sono le 11, signora. Va bene, sì.